Porto di Napoli è sempre aperto. Voi se fate un giro qua lo trovate chiuso, io lo trovo aperto. Non è sigillato e sarà sempre aperto. E siamo anche molto orgogliosi che in questi giorni le ONG tutte abbiano deciso di essere nella nostra città. Insomma, un segnale forte. Cioè, Napoli si è schierata, le ONG stanno qua, il messaggio di tante associazioni è forte, il Papa che è venuto venerdì, insomma, non mi sembra che stiamo utilizzando un linguaggio sovversivo. Io penso che ci troviamo di fronte a comportamenti eversivi di fronte ai quali chi esercita la normalità viene considerato sovversivo, e questo dà la cifra di un paese deviato. Del resto, un paese in cui politica e magistratura, i vertici si riuniscono per decidere a chi promuovere, a chi fottere, consentitemi di dire che l'arresto di questa comandante di fronte a uno schifo di questo tipo, a un dilagare della corruzione e le mafie, forse fa ancora più male. Se è possibile, fa ancora più male. Quindi io mi schiero in questo momento non da sindaco solamente, attenzione, non da cittadino, non da abitante del pianeta, da magistrato. È uno schieramento giuridico. Di fronte a una legge interpretata in maniera imbarazzante, esiste le convenzioni dei diritti umani, esistono le leggi internazionali, esiste la giurisprudenza internazionale ed esiste la Costituzione, che dice che i rifugiati vanno salvati, c'è il diritto d'asilo, ma lo sanno tutti, chiunque va per mare sa che ci sono delle persone in difficoltà, questi stanno facendo morire. Noi stiamo parlando dell'allerta meteo a 40 gradi, che la gente non riesce a resistere nelle città, no, la protezione civile sta dicendo che è bollino rosso e questi stanno in mezzo al mare a 40 gradi, ma io penso che sia veramente... Il Paese dovrebbe chiedere scusa, a questo punto c'è bisogno anche di interventi autorevoli, perché noi dobbiamo capire, perché poi di fronte a questo ogni opzione diventa possibile a quel punto. Si fanno tanti cortei a terra. Oggi abbiamo deciso in modo simbolico, in una giornata in cui ci sono anche tanti eventi in mare, di portare delle barche nel mare, testimoniare che il mare è il luogo in cui si salvano le persone, in cui nasce la vita, in cui magari dovremmo unire popoli per salvare il mare dalla plastica, dalla distruzione della flora e la fauna, di salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Invece abbiamo diversi governi occidentali che perpetuano disuguaglianze e ingiustizie e che vogliono fare la guerra dei penultimi contro gli ultimi. Quindi questo è uno schieramento, a noi non interessa che ci sia qualcuno che è contrario, qualcuno è favorevole, mica siamo i detentori del pensiero unico, noi ci sentiamo di schierarci. Oggi a mare si dà una testimonianza di una fotografia che Napoli non perde quella sua caratteristica che la storia ci ha insegnato, cioè luogo in cui sono venuti tutti i popoli, le religioni, le culture, le razze, hanno fondato quella che è una delle città più ricche di storia al mondo. Altri vorrebbero fondare un'Europa e un paese fondato sul rancore, sull'odio, sulla divisione, sulla discriminazione, sulle guerre, sulla caccia al nemico, e non capiscono, ecco, questo moto nostro anche di sussulto e scuotere un poco le coscienze degli indifferenti, perché poi sarà troppo tardi quando considereremo normale che viene arrestata una donna perché salva delle vite umane, mentre dovrebbe essere il contrario, cioè bisogna ringraziare chi salva le vite umane perché è un dovere, e semmai si dovrebbe arrestare chi consente a delle persone di morire in mare. Ma questo avverrà, è una questione solamente tra qualche anno. E tra qualche anno, quando ci saranno i tribunali che processeranno i governanti, il sindaco di Napoli e la città di Napoli si costituirà parte civile. Quindi è uno schieramento, non pretendiamo assolutamente che siamo tutti d'accordo. Siamo partigiani, ecco. Mica erano tutti partigiani quando c'erano i nazifascisti.